Ciao ragazzi, vi presento un oggettino arrivato, beh, a dire la verità mi è arrivato un po' di tempo fa. L'ho preso su il suggerimento dell'amico Peugeot, è un coltello e adesso lo vediamo insieme. Allora, la marca si chiama Ganzo, vediamola qua, la pronuncia probabilmente Genzo, comunque. L'ho preso sul sito GearBest, prezzo veramente popolare perché si parla di 15-16 dollari. Fortunatamente ha passato la dogana senza problemi, ha fatto un po' un giro lungo. La spedizione ha richiesto circa 2 settimane all'incirca, cioè, o meglio, l'arrivo da quando l'ho ordinato ha richiesto questo tempo. Vediamolo dentro. La recensione completa vi consiglio di guardare appunto sul sito di Peugeot, dopo magari lo linko, perché appunto lui ha fatto delle prove molto più, come posso dire, intense di quello che posso aver fatto io. Io l'ho giusto aperto, guardato e preso in mano per il momento. Comunque lo vediamo. Confezione, niente da dire. Allora, all'interno ho trovato un oltre, vabbè, ovviamente al coltello, un sacchettino in un panno più o meno vellutato, il coltello e un silica gel, cioè una cosa che mantiene, toglie l'umidità, diciamo, ecco. Vediamo. Allora, Peugeot l'aveva preso arancione e sinceramente sarebbe piaciuto anche a me. Quando l'ho ordinato quel colore era finito, quindi ho preso questo. Prendendolo in mano dà proprio una bella sensazione perché è pesante, dà la sensazione di robustezza. Guardandolo anche semplicemente così si vede che la lama è molto spessa e bella, robusta. Ha questo meccanismo di apertura che può essere usata sia con la destra che con la sinistra. La clip per fissarlo alla tasca o alla cintura, questa vite posteriore, frangivetro, e credo che con un apposito attrezzo probabilmente si può svitare e girare la clip da una parte o dall'altra. Le vitine che possiamo vedere che tengono le guancette e il cardine della lama sono fissate con queste viti con attacco Torx, quindi ci vuole una punta particolare di cacciavite per aprirle e smollarle. Molto bello il sistema di fissaggio della lama con questo, vediamo se riesco a far vedere un po' questo meccanismo. Quindi la lapa si apre sinceramente molto semplicemente in questo modo, utilizzando questi appositi nottolini, diventa fissa, quindi non si richiude, e si può richiudere appunto con questo meccanismo, quindi tirando e facendo scendere la lama. Quindi l'apertura e la chiusura si può effettivamente fare ad una mano perché uno lo apre con il pollice, dopodiché tirando, allora occhio alle dita ovviamente di sotto, quindi si può fare questo gesto, oppure molto più, diciamo, forse sicuramente uno sblocca, appoggia la lama su qualche cosa con il dorso e la richiude semplicemente, quindi senza stare a fare movimenti strani, quindi l'apertura col pollice e la chiusura semplicemente
appoggiando su una superficie e richiudendolo. Che altro si può dire? Cioè, qui c'è una sagomatura per appoggiare il pollice, quindi antiscivolo. Per tenere quando si lavora la lama più stabilmente. L'impugnatura è buona, è sagomata. L'unica cosa che forse posso dire, cioè dovendolo usare molto, il taglio qua in mezzo potrebbe un po' dar fastidio alle dita. La cosa si risolve semplicemente un semplice paio di guanti che si trovano in qualunque brico center a 1 euro, 1,50 euro, risolvono la situazione. Ripeto, per un uso prolungato, perché per un uso normale non ci sono problemi. Le guancette antiscivolo buone, belle, un buon materiale, niente da dire. Ho letto, vabbè, da qualche parte che qualcuno se ne lamenta per questa zigrinatura, però a me sinceramente non dà nessun fastidio. Lama assolutamente di spessore importante, affilatura, da starci attenti per non farsi del male. Io sinceramente non sono un esperto di coltelli. Vedo però che anche la riaffilatura secondo me dovrebbe essere abbastanza semplice, perché non mi sembra che abbia una geometria particolarmente complicata da replicare. Acciaio 440C, che altro posso dire? Adesso vediamo se trovo un pezzettino di legno qua. Ecco, tipo una cosa di questo genere. Può vedere, credo che non ha nessun problema di nessun genere. Al taglio, così come immagino, vediamo. Il taglio di forza. Ripeto, ha un buon peso, ha un buon peso, quindi anche portandolo in tasca, questo non è un Opinel, lo si sente. Basta guardare il video che ha fatto Peugeot per vedere che lo si può utilizzare praticamente per qualunque cosa. Addirittura lui l'ha usato per spaccare legna e cose di questo genere, quindi mi sembra proprio un buon acquisto, ecco. Mi piace molto questo sistema di bloccaggio e di apertura, piuttosto che, si chiama, mi sembra, liner lock, cioè quello che praticamente blocca la lama con una levetta qua dentro tra le due guancette. Poi bisogna in qualche modo, o qua di sotto, insomma, comunque bisogna in qualche modo spostare questa levetta per sbloccare la lama. Con questo sistema qua al di fuori del manico, lo trovo molto molto usabile. Ecco, l'unica cosa, appunto, attenzione a togliere le dita da sotto nel momento in cui si sblocca la lama. Non è una cosa a scatto, nel senso che non è che tolgo il blocco e la lama mi scatta e mi taglia le dita, però potrebbe, in effetti, per esempio tenendolo in questa posizione, sbloccando la lama, dato il peso, potrebbe richiudersi. Quindi sempre meglio, per dire, fare un lavoro di questo genere e accompagnarla con le mani, oppure, nel caso la si voglia richiudere a una mano sola, utilizzarlo con la lama rivolta verso l'alto e richiuderla utilizzando un appoggio. Io adesso qua sono seduto, non riesco a farlo vedere, come dire, in modo, boh, insomma, adeguato. Comunque sia, anche semplicemente appoggiandolo alla gamba,
sempre dal lato posteriore si riesce a richiuderlo con una mano sola, anche avendo eventualmente l'altra occupata. Ecco. Beh, è un buon acquisto. Ecco. Lo consiglio se lo trovate, e vi piace il tipo insomma, di forma e di coltello, è un buon acquisto comprato. Grazie a tutti, ci sentiamo al prossimo giro. Ciao!